Hanno risposto in 93 studenti, dottorandi e ricercatori alla prima Call for Ideas dell'Università di Pavia. L'iniziativa promossa lo scorso autunno dal Master in International Business and Economics e da UniPV Innovation, la community nata per favorire il networking tra innovatori e aspiranti imprenditori. Qui crediamo che sapere non è abbastanza, bisogna anche saper fare. E così già da qualche anno proviamo a fare delle esercitazioni. Quando parliamo di entrepreneurship, di imprenditorialità, ci piace provare a fare dei business plan su dei casi. Così quest'anno ci siamo chiesti perché non casi reali e soprattutto perché non provare a vedere se tutta nella comunità dell'Università degli Studi di Pavia si può fare matching fra idee e competenze del ragazzo di economia, del ragazzo di ingegneria e quant'altro. 86 progetti innovativi effettivi arrivati da ogni corso di laurea, da ingegneria a psicologia, da biotecnologia a comunicazione. L'applicazione serve ad aiutare i viaggiatori a preparare una valigia che sia considerata intelligente, quindi che non, da non portare più cose del dovuto. My Used Book è una piattaforma che permette agli acquirenti di ebook di rivendere questi ultimi una volta a letto. Shelpy è un braccialetto che ti può aiutare in qualunque situazione a essere rintracciato premendo solo un bottone. Tu invii un messaggio di SOS e puoi essere localizzato in 30 secondi. Il nostro progetto tratta è un software e un hardware e comunicano per la cura delle dipendenze. Appendorf è una piattaforma che offre servizi per ricercatori, per studenti dottorandi. Dall'idea di partenza, nata spesso per rispondere ad esigenze reali, gli studenti di economia hanno elaborato il business plan e le strategie di marketing più efficaci. Il ricercatore aveva inventato qualcosa e siamo riusciti a dargli una struttura economica, quindi a fargli capire qual era il mercato a cui puntare o a fare una struttura dei costi, una struttura dei ricavi, e a trovare delle partnership o come gestire il cliente. È stato un modo per mettersi in gioco, soprattutto per lavorare a livello di team, ma soprattutto per testare le competenze che apprendiamo in maniera teorica durante le lezioni. Ci sono ancora dei punti da migliorare, però dato che l'abbiamo fatto per la prima volta con le iniziative di Call for Ideas, possiamo dire che è andata bene. Un'iniziativa che ha portato dunque alla luce nuovi progetti innovativi nati nelle aule e nei laboratori dell'Università di Pavia. Punto di forza delle Ideas, la loro multidisciplinarità. Non è la prima volta che mi capita di collaborare con università italiane e anche straniere sul tema della imprenditorialità innovativa. È la prima volta con Pavia, con l'Università di Pavia, ed è stata decisamente l'esperienza più interessante. E il motivo, devo dire, a mio parere, è stato proprio l'idea di partenza, cioè la scelta delle idee, dei progetti, fatta non all'interno del corso, come normalmente succede, è successo tante volte nella mia esperienza, ma proprio all'interno dell'università. Cioè noi tendiamo a vedere molti spin-off universitari che vengono creati da piccole squadre, che vengono fuori dallo stesso ambiente, dallo stesso dipartimento, dalla stessa classe. Invece il fatto di mettere insieme idee che venivano da ambienti diversi, quindi non da economia, ma da psicologia, matematica, eccetera, è secondo me un aspetto che porta a una simulazione molto più reale. È una probabilità molto più alta che alcune di queste opportunità possano anche diventare progetti veri. E penso che abbia anche un aspetto importante per gli studenti stessi, perché si abituano a dover negoziare non con amici o compagni di corso, ma con persone che non conoscevano prima e quindi devono negoziare, prendere decisioni in maniera, in squadra, che è uno degli aspetti fondamentali per una startup di successo.